Ciao, io sono Polly Pocket e questa è Pollyville, il luogo migliore dove trascorrere il giorno più bello di sempre. Shake it up to this extraordinary girl. Let's go, Polly. She's here to change your ordinary view. She'll make it exciting and new. Let's go, Polly. This is Polly. Let's go, Polly. Let's go, Polly. Ciao, sono Polly Pocket. So cosa state pensando, perché sto sprecciando per Pollyville così velocemente portando 37 palloncini, 59 sedie e un cane? Tutto è iniziato questa mattina, che sembrava più o meno una mattina qualunque. Una di quelle mattine in cui tu e le tue amiche decidete di organizzare una sfilata di moda nel vostro giardino. Ciao! Laila, stiamo solo facendo questa sfilata in giardino per divertimento. Esatto. E cosa c'è di più divertente che fare tutto alla perfezione? Cosa può andare storto? Dobbiamo solo sfilare sulla passerella. Per me non esiste un modo sbagliato di camminare. Invece c'è? Ma certo che c'è, Lia. Devi sapere che sfilare è un'arte. Ci si deve esercitare per anni per praticare un simile andamento agile e sinuoso. Guarda. Sì, insomma, persino io devo ancora perfezionare la tecnica. Oh, se vogliamo che questa sfilata sia perfetta, guardate la semplicità con cui cammino. Ma non preoccupatevi. Sei sicura? Tutto andrà benissimo. Anche prima andava benissimo. Ma certo, perché io ho questo, il mio magico portafortuna. Guardate che delizioso braccialetto. Ma credi davvero che ti porterà fortuna? Non ne ho la minima idea. Mi piace indossarlo nelle occasioni importanti. Questa per te è un'occasione importante. Pensavo fosse solo una sfilata di moda in giardino. Sappi che quando si tratta di moda, ogni occasione è importante, Shani. Prendete posto, gente! Benvenuti alla prima straordinaria sfilata di moda in giardino di Pollyville! Ogni ragazza indossa un abito fantastico, creato dalla nostra Chrissy! La nostra prima modella è Laila. E wow, devo ammettere che lei sa veramente cosa significa sfilare in passerella. No, camminate bene. Fate quello che faccio io. Beh, abbiamo fatto quello che hai fatto tu. Ehi, non è stato affatto male. Ci ha dato una scusa per venire al salone di bellezza per pulirci per bene. Ah! Non dimentichiamoci che il pubblico sembrava proprio gradisse la sfilata. Sì, certo, non è stato affatto un disastro assoluto. Beh, spero non incolperete me per quello che è successo. Certo che no. Perché non poteva essere stata colpa mia. Quando si tratta di moda, io non faccio mai errori. Oh, andiamo. Tutti facciamo degli errori. Non io. Sto cercando di capire perché le cose non sono andate alla perfezione. Ma non riesco a trovare la causa. Oh! Ecco! Deve essere stato il mio braccialetto. Cosa vuoi dire? Beh, in qualche modo, invece di buona fortuna, deve avermi portato sfortuna. La sfortuna non esiste, scientificamente parlando. No, è l'unica causa. Dopotutto, non può essere stata colpa mia. Adesso me lo tolgo e vi faccio vedere. Deve essersi bloccato quando sono caduta. Laila? Svelta, Shani! Chiudi l'acqua! Non ci credevo realmente. E invece è proprio vero. Va tutto bene, Laila. Tu non sei perfetta. Cosa? No! Volevo dire che è proprio vero che questo bracciale porta male. È un vero porta sfortuna. Ripeto, non esiste una cosa come la sfortuna. Scientificamente parlando, capito? Sì, forse hai solo bisogno di prendere un po' d'aria.
Andiamo a fare due passi. Non posso andare fuori con questo. È probabile che venga colpita da un fulmine o che un pianoforte mi cada in testa. No, che non succederà. Facile per te dirlo. Tu non hai un portasfortuna legato al polso. Io non uscirò di qui con questo coso. Voi andate avanti, io vado a prenderla. Laila, va tutto bene? Ho risolto tutto. Ho trovato alcuni accessori per risolvere il mio problema. Con questi cambierà tutto. È sicuramente cambiato il tuo look. No, nessuno specchio. Cosa succede se si rompe? Sarò ancora più sfortunata. Sei assolutamente ridicola. È assurdo ricoprirti di quadrifogli e ferri di cavallo. Lo so, ma guarda. Sono così fuori moda. Oh, Polly, ti prego, aiutami. Non preoccuparti, andiamo a risolvere questo problema. Andiamo? E dove? E se poi incontro un gatto nero per strada? Basta, andiamo! Ah, questo braccialetto davvero non vuole aprirsi. Se non è possibile togliere il braccialetto, si può almeno dimostrare a Laila che non porta affatto sfortuna. Ma certo! Dopotutto, non esiste una cosa come la sfortuna. Scientificamente parlando. Giusto! È tutta una questione di probabilità. Ok, bene. E scientificamente possiamo dimostrare a Laila che la fortuna è un fatto casuale? Oh, solo con le carte, direi. Vi presento Cardbot. Lei è stata programmata per vincere a comando oppure perdere a comando e non sbaglia mai. La fortuna e la sfortuna per lei non esistono. Guarda. Cardbot vince. Ok, adesso fai vincere Laila. Cardbot vince. Ok, ti ho detto fai vincere. Cardbot vince. Cardbot vince. Cardbot vince. Cardbot vince. Cardbot va via. Cardbot vai. Cardbot vai. Vince, vince, vince. Non l'ho mai vista così. È ovvio. È il mio bracciale. Anche il robot ha dimostrato che non ho nessuna colpa. Questo braccialetto è più potente della scienza. Allora per un attimo mettiamo da parte la scienza. Il braccialetto ti ha mai dato segni della tua sfortuna prima? Prima della sfilata di moda di questa mattina? No. Qual è la tua ipotesi, Polly? Deve essere successo qualcosa durante la sfilata e questo sta causando a Laila tutti questi problemi. Dobbiamo solo invertire la tendenza. Sì! Ma come? Facendo esattamente quello che abbiamo fatto questa mattina. Ma al contrario! Tutto ciò che dobbiamo fare è ricreare le stesse condizioni e avere ogni cosa allo stesso modo in cui era. Impossibile! Oh, mi dispiace, Polly, ma nessuno può battere il mio bracciale porta sfortuna. Ehi, sei tu quella che crede nella fortuna. Penso che non ci sia niente che una ragazza in gamba non possa fare quando usa la propria immaginazione. Ma quale sarebbe il piano, Polly? Chrissy, tu e Lia trovate un altro posto per fare lo spettacolo, un posto con un palco e le luci. Shani, tu pensa al pubblico? Voi ragazze fate tutto questo per me. Dopo tutti i guai che vi ho... Voglio dire, che il mio bracciale ha causato. Certo. Sì, insomma, non tutto può essere perfetto. Ma chi ha bisogno della perfezione quando hai degli amici? Bene, questo è ciò che è successo. Ma ora... Ci siamo e si comincia! Ora un grazie a tutti dalla prima edizione della sfilata di moda in giardino di Pollyville. Salutate le nostre modelle e un saluto speciale alla star del nostro spettacolo di moda, Laila. Laila? Non posso proprio, con tutte quelle persone. Ma tanto loro non ti possono vedere, le abbiamo messe al contrario, non ti ricordi? Come faccio a sfilare? Con tutta la mia sfortuna, non sono riuscita nemmeno a camminare in avanti alla perfezione. Non ti preoccupare, Laila, siamo qui per te. Oh no! Non ho sfilato in maniera perfetta! Il che è fantastico! Come fantastico? Se ora non sei perfetta, vuol dire che la perfezione è là fuori da qualche parte. Quindi ci rimane solamente una cosa da fare. Divertirci!
Ma con questo bracciale non posso proprio! Ora direi che non devo mollare, vero? Saremo qui ad aiutarti. Prova! Incredibile! Va di lato, punta e passo! No, sta andando indietro, punta e passo! Stupenda, è davvero perfetta! Direi proprio di sì! Ce l'ho fatta! Voglio dire, non proprio perfetta! I tuoi passi erano eccezionali! Hai ragione, lo ero! Ho sconfitto il braccialetto! Ehi, che succede? Si è aperto solo adesso che ce l'ho fatta! Beh, sapete, ora non sono più sicura che mi portasse così tanta sfortuna. Davvero? Ma allora cosa ha causato tutti i tuoi problemi? È stata solo colpa mia. Pensavo di dover essere perfetta. Ma sai una cosa? Perché essere perfetti quando hai degli amici così? Speravo tanto che te ne convincessi. Con un po' di immaginazione non c'è niente che una ragazza non possa fare. Compreso indietro, punta e passo. Ok, forse con un po' di immaginazione e molta pratica.